Buongiorno, allora mi chiamo Ambrogio Peverelli e sono preside dell'Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione Luigi Monti di Saronno. Allora, oggi voglio presentare un progetto nuovo che stiamo iniziando proprio in questo periodo e si tratta del progetto di didattica con l'iPad. Dall'anno prossimo, infatti, tutti i nostri studenti saranno muniti di un iPad, di un device e i docenti, anche i docenti ovviamente, e la didattica verrà completamente rivoluzionata. Verrà rivoluzionata proprio nell'ottica di avvicinarci un po' all'innovazione tecnologica, a delle metodologie che siano più vicine al mondo dei ragazzi ed è una grossa sfida per noi perché significa cambiare completamente il modo di intendere fare formazione. Infatti sarà possibile fare una didattica molto più partecipata con gli studenti, una didattica che andrà vedrà la scomparsa o la grande diminuzione dell'utilizzo dei libri di testo perché verranno sostituiti da materiale che verrà autoprodotto dai docenti, ma insieme ai ragazzi, per cui ci sarà del materiale prodotto dalla scuola. Il progetto che noi abbiamo denominato Scuola 2.1 è un progetto molto ambizioso che vede sicuramente molte problematiche, speriamo, cioè intravediamo anche molte potenzialità. Le problematiche sono sicuramente legate alla difficoltà dei docenti di dover ricostruire completamente la didattica e per questo abbiamo pensato a dei corsi di formazione per i docenti molto molto dettagliati e che durano per tutto l'anno scolastico successivo. Lo stesso, un altro problema che è individuato è un problema finanziario perché tutti gli iPad, tutti i device saranno collegati Wi-Fi con la rete della scuola e quindi l'infrastruttura che è già esistente deve essere comunque potenziata notevolmente. Crediamo molto in questo percorso, in questo progetto e così abbiamo deciso di anticipare i tempi. Abbiamo così organizzato un corso di formazione per studenti di terza e quarta nel mese di luglio, di giugno, scusate. Allora, qui c'è il docente, uno dei docenti, Barbara, che ci dice in che cosa è consistito un po' il programma del corso e poi un'alunna ci farà vedere qualche cosa. Barbara. Ok, allora è un corso su iBooksAutor. iBooksAutor è una nuova applicazione di Apple che è arrivata disponibile per tutti gli utenti dallo scorso mese di gennaio, quindi è freschissima. Ed è fantastica per gli studenti sia dell'Istituto Tecnico che del corso di formazione professionale perché consente, senza alcuna conoscenza di programmazione, di poter realizzare dei documenti digitali interattivi. Quindi, in questo momento dove c'è tanta carta, passare al digitale con l'ottimizzazione dei tempi di realizzazione, la facilità d'uso, ma soprattutto dare un'esperienza d'uso gratificante a quello che è il pubblico d'utenza, quindi per quelli che saranno i prossimi clienti di questi ragazzi. Valentina può mostrarvi alcuni elaborati che abbiamo fatto questa settimana. Il corso è stato teorico ma anche pratico, quindi hanno potuto realizzare con quello che hanno imparato in questi giorni dei prodotti loro che potrebbero anche finalizzati andare direttamente in pubblicazione sullo store. In questa settimana ho realizzato diversi progetti con iBook e adesso vi mostrerò uno che ho fatto. E ho realizzato questo progetto partendo dal capitolo, dagli diversi capitoli. Valentina ha utilizzato un template che sarebbe l'aspetto grafico fornito da questa applicazione che si chiama iBooksAutor. Personalizzandola, quindi con uno sfondo azzurro ha messo delle immagini, in più ha creato delle interazioni, in questo caso ha creato una gallery di immagini fotografiche. Poi ho realizzato anche con un altro programma che si chiama Keynote, un widget che sarebbe una pubblicità nella quale si possono mettere delle immagini animate e realizzare anche delle scritte con delle azioni.
quindi con degli effetti particolari per richiamare l'attenzione. Quindi non stiamo lavorando solo dal punto di vista digitale, ma stiamo anche cercando di confezionare dei prodotti che diano un senso anche alla pubblicità, quindi c'è un lavoro non solo redazionale ma anche, se vogliamo, promozionale. Ok Giacomo, l'esercizio adesso consiste nell'inserimento di una galleria all'interno della nostra pubblicazione. Bravo, vai a prendere le tre immagini che abbiamo deciso di importare all'interno della nostra pubblicazione. Con il drag and drop vengono aggiunte la nostra galleria e ora possiamo vedere l'anteprima che viene generata su iPad. Questa l'intera pubblicazione verrà generata e la galleria verrà automaticamente aggiunta alla pubblicazione che stiamo preparando. Da Mac viene generata, ora viene trasferita e su iBooks, su iPad viene aperta la pubblicazione che stiamo facendo sulla pagina che abbiamo modificato e la galleria è aggiunta. Prova a questo punto a proiettare sul monitor, sul proiettore, attraverso la funzione AirPlay, condividendo attraverso l'Apple TV. Ora noi possiamo vedere a video il risultato della nostra modifica. Un'ultima cosa sul progetto che stiamo avviando. Per noi che ci occupiamo di grafica e comunicazione, questa innovazione ha un valore aggiunto perché l'iPad non sarà solo un nuovo strumento da usarsi nella didattica quotidiana, ma diventa per noi ormai imperativo un oggetto di formazione, perché i nostri studenti dovranno essere formati anche per la comunicazione attraverso questi device.